Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella dei Re Magi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono pasta d'arancio o la scorza di un'arancia grattugiata, pasta di limone o la scorza di un limone grattugiata, zucchero, uova, farina di tipo 00, latte, lievito di birra fresco, burro, sale e acqua di fiori d'arancio e per decorare frutta candita, zucchero e uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 5 minuti, 37 gradi, velocità 3 senza misurino. Aggiungere il lievito, il latte, la farina, e l'acqua di fiori d'arancio ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la pasta di limone, la pasta d'arancia, il burro, e il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, risulterà colloso, trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire in una teglia rivestita con carta da forno. Allargare dando una forma rotonda. Fare un foro al centro, allargandolo con le mani. Spennelliamo la superficie con un tuorlo sbattuto con un cucchiaio di latte. Lasciare lievitare per un'ora in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo, adesso cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 5 minuti. Successivamente abbassare la temperatura del forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 15 minuti. Trascorso il tempo di cottura, spennellare nuovamente la superficie con latte e uovo. Mettere i canditi. Le ciliegine e la frutta candita. Polverizzare con zucchero semolato e granella di zucchero.
Proseguire la cottura in forno caldo a 180 gradi per 5 minuti. La ciambella è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Ciambella dei Re Magi. È possibile servirla farcita con panna montata. Grazie e alla prossima ricetta!